Buonasera, ho digerito l'hamburger. Allora, sì, abbiamo fatto un fermino, chiaramente suonando queste cose, diciamo che un attimino ci vuole di rinforzare. Allora, grazie per essere qui, così numerosi stasera, grazie. Bella serata, grazie. Allora, dunque... Danilo Marchello alla direzione della Big Band, il maestro Danilo Marchello. La Tibgullio Jazz Band, Big Band. Allora, dunque, stasera faremo un piccolo viaggio nella musica di un grandissimo artista che è stato appunto Maynard Ferguson. Magari qualcuno di voi che è musicista dirà sì, lo so chi è Maynard Ferguson. Altri magari diranno chi è questo Maynard Ferguson. Abbiamo già scoperto le carte nel momento che abbiamo suonato il primo brano. L'avete riconosciuto, il primo brano che abbiamo suonato era la colonna sonora del film Rocky, eh? E Gonna Fly Now nello specifico. Allora, un piccolo aneddoto: il film Rocky 1, non di Rocky 622, come dopo c'è stata tutta la saga, come Beautiful per circa. Allora, il primo Rocky, è un film in cui non credeva nessuno. Io ho avuto la fortuna di conoscere in America, a Los Angeles, i musicisti che hanno registrato la colonna sonora di Rocky 1, del primo Rocky. E c'era Bill Conti come maestro, che aveva composto la colonna sonora, italo-americano. Era considerato un film di nemmeno seconda, terza categoria. Nessuno credeva nel film, nessuno credeva nell'attore che era Sylvester Stallone. Nessuno, insomma, ci credeva in questo film. Lo fecero. E invece fu un successo planetario. Non soltanto la storia stessa del pugile, lo Stallone italiano che diventa... No, nel primo Rocky non diventa ancora campione del mondo, nel secondo diventa campione del mondo. Adriana, no? La colonna sonora fu una parte importantissima nel successo di questo brano. Da lì a poco, dopo 2 anni... Maynard Ferguson, trombettista, che poi adesso, man mano che andremo avanti nel repertorio, vi racconterò un pochino della sua straordinaria vita, decise di rifare la colonna sonora di Rocky in versione disco. Eravamo ai primi anni 70, quindi la disco anni 70 ancora oggi viene suonata nelle discoteche, viene ancora ballata. E questo dette, questa versione della colonna sonora di Rocky, Gonna Fly Now, dette proprio... come dire, la consacrazione definitiva della bellezza appunto di questa colonna sonora. Allora, detto questo, vedo che c'è Danilo così che mi guarda come per dire, andiamo avanti. E il prossimo brano è un altro grandissimo classico, sempre che è diventato un cavallo di battaglia di Maynard Ferguson, ed è Maria da West Side Story. Thank you.
Beh, di Maynard Ferguson vi parlerà sicuramente il nostro solista Andrea Tofanelli. Quella di questa sera è, oltre che una bellissima pagina di musica, è anche da parte sua una prestazione fisica non indifferente, no? È un po' come fare una sorta di Guinness dei primati, no? Ferguson, questo musicista canadese meraviglioso, in qualche modo inventa un modo nuovo di suonare la tromba. Avete sentito? La tromba suona sempre nel registro iperacuto, ma sempre con liricità e con melodia. È una rivoluzione assolutamente totale. Andrea Tofanelli, in questo momento, no, non serve una mano, ma è anche mezza mano, sono 3 o 4 nel mondo che possono fare questa cosa. E io ho letto, vediamo se me lo confermi, che lui ha suonato con Ferguson, ha suonato nella sua band, è stato invitato quando è mancato Ferguson nel suo tributo come solista, e diceva che sei il Ferguson italiano? Eh già, è vero. Ok, grande, facciamogli un bel applauso. Come vedrete, sarà un lungo viaggio attraverso brani meravigliosi. Musica bellissima che toccherà tantissimi autori vicino a noi, abbastanza contemporanea, anni 70, anni 60, anni 80, insomma, qui non è una platea di ragazzini, quindi bene o male ce li ricordiamo tutti quegli anni lì, no? A partire da me. Quindi, Andrea, che vogliamo dire? Vogliamo andare avanti? Vogliamo dire qualcosa ancora? Prego. Andiamo avanti col prossimo brano, che è una specie di spiritual, di gospel, chiaramente riarrangiato per grande orchestra, si chiama Got the Spirit, e parte con una bellissima introduzione del nostro pianista. Che suono usi? Un pianoforte o organo? Piano. Sicuro che non vuoi usare un organo? Quasi quasi, vedi? Grazie. Thank you.
Tommaso Perazzo, pianoforte. Paolo Pezzi, sax tenore. Stefano Guazzo, sax alto. Il maestro Andrea Tofanelli. Allora, dunque, Michael Ferguson era nato a Verdun in Canada nel 1928. Ancora non c'era, i film erano film muti ancora, se ci pensiamo bene, torniamo indietro al 1928, la prima colonna sonora, diciamo, di un film fu il cantante di jazz, che arrivò decisamente molti anni dopo. E dunque, lui nacque in una famiglia di musicisti, il padre e la madre erano insegnanti di musica, e invece che regalare i giocattoli, che so, per i compleanni, per Natale, per le feste, insomma, a lui e al suo fratello Percival regalavano strumenti musicali, quindi dicevano, gli regalavano, non so, violino, il sassofono. Lui suonava anche il violino, Maynard Frapprenti suonava anche il violino, perché la mamma era chiaramente violinista nell'orchestra di Ottawa. E quindi loro sono cresciuti giocando con la musica e giocando con gli strumenti musicali. Poi arrivò un giorno, alla tromba non ci avevano proprio pensato i genitori. Poi un giorno a una funzione religiosa, per l'appunto c'era un cornettista che suonò una cosa nella chiesa della loro comunità, e lui, Maynard, rimase folgorato e disse: io voglio suonare quella lì. E quindi da lì poi inizia tutta la storia. Fate conto che lui a 16 anni già girava il Canada con un quintetto di giovani talenti del jazz, tutti dai 16 ai 18 anni, dove c'era lui alla tromba, c'era Oscar Peterson al pianoforte. Cioè, voi immaginate ora, per chi è musicista, immaginate andare a sentire dei sedicenni e dite: sì, vabbè, insomma, sono bravi, ma... E poi vi trovate Oscar Peterson al pianoforte, giovane, ma già Oscar Peterson, e un Maynard Ferguson alla tromba. Da lì poi dopo, lui chiaramente aveva, l'avevano già notato tutti, era un grandissimo talento. Da lì poi con la famiglia si spostò in America, iniziò a suonare con le big band professionali, fino ad arrivare a prodare all'orchestra di Stan Kenton. A 22 anni fu ascoltato e fu scoperto, come dire, fu messo, non scoperto perché era già stato scoperto, ma fu, come dire, fu messo al centro della scena del jazz americano grazie appunto a Stan Kenton. Allora, il brano che andiamo a suonare adesso non fa parte di quel periodo, arriverà molto tempo dopo, quando Maynard, in mezzo a tutta la sua vita avventurosa, si spostò in Inghilterra agli inizi degli anni 70, quando il rock inglese cominciò a fine anni 60 e primi anni 70, quando il rock inglese era appunto al massimo della sua forza, e iniziò a mettere su disco arrangiamenti di big band utilizzando i brani del rock inglese. E qui abbiamo infatti una versione di Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, preso appunto da questo periodo. Siamo nei primi anni 70. Bridge Over Troubled Water. We'll be right back.
C'è un parco che si chiama MacArthur Park. È un parco dove il nostro compositore Jimmy Webb ha portato la moglie, per la prima volta non era ancora sua moglie, la fidanzata. C'è questa bellissima usanza negli Stati Uniti, beh, quello famoso è Seltram Park sicuramente, ma ogni città, grande e piccola, nel centro della città costruiscono questi grandi parchi con il laghetto dove si va con la barchetta, remi, si porta da mangiare le oche. Anche noi qui abbiamo l'entella, potremmo in qualche modo mettere due pedalò, eccetera, eccetera. Adesso non gli mettiamo più niente perché è tutto in secca. E in questo parco Jimmy Webb conosce sua moglie e niente, pensa che bisogna scrivere un brano per suggellare questo che poi diventerà l'incontro della sua vita. Quindi adesso facciamo MacArthur Park. È come se fosse Piazza Matteotti Park, uguale. Piazza, cioè, Matteotti Park. Il paragone poi, quello era in America, questo è qua, però insomma siamo lì, voglio dire. MacArthur Park. Thank you.
Allora. Vuoi fare una pausa? Eh? Fare una pausa per le tue coronarie? Non vale, se si fa la pausa non vale. È come i corsi di sopravvivenza questo. Allora potete, potete dirlo tra qualche anno. Io c'ero, io l'ho sentito. No, perché adesso siamo tutti abituati ad andare su YouTube e cliccare, no? Ne sentiamo un paio di minuti, poi nel frattempo sono al telefono, scuoce la pasta, eccetera, eccetera, così. E io devo dire che, insomma, Andrea lo conosco il personaggio da tanti anni, nel senso che, però abbiamo fatto, settimana scorsa abbiamo fatto la prima prova, e io sono andato a casa abbastanza scioccato. Ho pensato che quella notte ho dormito poco perché c'era caldo, in realtà è che continuavo a girarmi nel letto e dicevo, ma cioè, com'è possibile questa cosa? Spiegagli, facci capire come no, è possibile. No, perché poi lui è un cornista, quindi è, diciamo, un cugino, diciamo, no? È come se fosse un cugino. Cugino scemo. No, il cugino. Sei lì che dirigi, quindi sei il cugino intelligente, no? Quello che scusa, Che devo spiegare? No, questo è carino, no? Perché adesso facciamo un po' di gag, no? Sì, è vero, io sono un cornista e principalmente il mio lavoro è fatto di musica classica. Allora mi ricordo anni fa che facevamo un concerto e c'era una bambina piccolina, avrà avuto 4-5 anni, durante la pausa del concerto si è intrufolata, è salita sul palco, ha preso la bacchetta e ha cominciato a fare così. E poi fa, mamma, ma non suona questa da sola? E allora lì abbiamo capito che in realtà quel signore che sta in mezzo e muove le mani, insomma, c'ha un ruolo, ma mica tanto, Quindi io non c'entro nulla. Tutto merito loro. No, accidenti. Come si dice, è una squadra questa. Un'orchestra è una squadra, no? Quindi ognuno ha il proprio ruolo o tutti i ruoli sono importanti, tutti assolutamente. Allora, stavo dicendo, sì, oltretutto il bello dei concerti dal vivo è che, per esempio, quando suoni in zone vicino al mare c'è molta umidità. Alcune volte l'umidità entra nello strumento, quindi senti che ti oppone resistenza. È bello, però questo è il bello, chiaramente, no? Del suonare e del combattere anche, diciamo, le avversità atmosferiche, anche se non si vedono, ma noi a livello di umidità con i nostri strumenti la percepiamo. Allora, dunque, due cose. Allora, stasera volevo dedicare questo brano a, chiaramente, un grandissimo artista che abita a Chiavari. Attendiamo che Valentino Rossi vada a parcheggiare la moto dentro ai box. Allora, dunque, chiaramente sapete che sto parlando di Enrico Rava, no? Insomma, io, Enrico è grandissimo, Enrico, io gli voglio un bene. Enrico è... Abbiamo lo stesso segno, siamo tutti e due del segno del leone, lui di agosto, io di luglio. E abbiamo fatto tante cose insieme, lui mi ha coinvolto anche in molti suoi progetti, quello su Michael Jackson che abbiamo portato in giro, insomma, in tutta Europa, e un altro su Lester Bowie, poi altre cose su Gershwin, su... Insomma, Enrico siamo... No, cioè, veramente c'è un affetto pazzesco che ci lega. Quando io ho fatto il mio primo disco, lui ha voluto fare le note di copertina del disco, quindi, e l'ho chiamato ieri per dirgli, oh, ci vediamo, e purtroppo si è fatto un'operazione, niente di grave, però ha dovuto mettere a posto una cosina, e quindi è in ospedale a Milano, e quindi gli volevo dedicare il prossimo brano, perché chiaramente, insomma, lui avrebbe voluto essere qua stasera, purtroppo è a Milano, lì in convalescenza, sta benissimo, ma proprio benissimo, l'ho sentito ieri, quindi, anzi, era molto dispiaciuto, perché anche a lui piace molto, anche se suona generi, diciamo, trombettistici diversi, ma anche lui è affascinato dal mondo di Minor Ferguson. Quindi alla prossima volta avremo anche Enrico a sentire, e gli volevo dedicare appunto questo brano, del quale ho perso la parte, un attimo. Trovata. Il brano è... Buonasera. Allora, il brano è Tenderly.
Ho soffiato troppo forte ed è partita la parte. Allora, questo era un brano invece che arrivava dal periodo più di jazz negli anni 60. C'è una cosa curiosa che lega Maynard Ferguson a un gigante della tromba come Miles Davis. Nel 2006, quando Maynard ci ha lasciati, l'allora direttore di musica jazz, Filippo Bianchi, mi chiese di scrivere un articolo per musica jazz, un inserto, su Maynard, visto che l'avevo vissuto da vicino, insomma, per diversi anni. E feci questa cosa, fu pubblicata, e mi venne in mente di fare un paragone, un parallelo fra Miles Davis e Maynard Ferguson, che probabilmente era un po' sfuggito, forse, a qualche, diciamo, magari un po' di critici, storici. Sai, comunque si parla di cose trombettistiche, o uno è trombettista, o se no, magari no, non ci va a scavare in mezzo a queste cose. E ci sono vari aneddoti che legano Maynard e Miles, poi magari dopo ve ne racconto uno buffo. E comunque la similitudine che avevo trovato era che mentre Miles Davis, col suo genio, è riuscito a far svoltare la storia del jazz in diverse direzioni, no? E Maynard aveva seguito, Maynard alla fine della sua carriera aveva registrato più di 60 dischi, quindi insomma, se contiamo che ogni artista in genere a quei tempi registrava un album all'anno, sono 60 anni di registrazione, tanta roba, e in tutti gli stili del jazz. Quindi mentre Miles ha fatto svoltare col suo suono caratteristico, col suo modo caratteristico di suonare il jazz in tante direzioni diverse, Maynard le ha seguite tutte ed è rimasto Maynard. Quindi cosa succede? Se voi fate un blind test, noi nel jazz ci sono queste cose, il blind test, si prende un artista e gli si fanno ascoltare dei musicisti che, senza dirgli chi è quel musicista, e nel caso di un trombettista, insomma, ti fanno ascoltare i trombettisti, tu devi capire chi è dal suono, dal modo di suonare. E state sicuri che qualsiasi trombettista gli fate un blind test e riconosce subito Miles dallo stile e riconosce Maynard. Quindi quando diciamo che con questi strumenti ciò che esce dalla campana è la nostra voce, praticamente è il nostro fiato, è ciò che arriva da dentro, no? Quindi è uno strumento molto viscerale, senza niente togliere, che sento già dei mugugni qua dietro, sì, perché lui no, senza niente togliere. Però questo, ragazzi, questo è viscerale, perché chiaramente esce tutto da qua dentro. E dunque, il prossimo brano, Danilo? Dunque, aspetta che cerco la parte. Allora, nell'orchestra di Maynard Ferguson si sono avvicendati alcuni dei più grandi musicisti di jazz, che se uno li elenca, manco ci crede. Dice, ma come, questi hanno suonato nella sua orchestra? Fra questi... un certo Herbie Hancock, che anche lui ha militato nell'orchestra di Maynard Ferguson. E il brano che andiamo a eseguire adesso è Chameleon, anche questo è un arrangiamento strepitoso tratto da uno dei dischi di Maynard. Ora, chiaramente in questo brano si esibiranno negli assoli diversi musicisti, quindi c'è anche la famiglia Cimino, quindi padre e figlio che si esibiranno, quindi noi abbiamo deciso questo brano di chiamarlo non Chameleon ma Cimilion. Ecco a voi Chameleon. Fammi caricare bene. Thank you.
Questo era Chameleon, ovviamente. che sezione ritmica che ci abbiamo. Vi facciamo un bel applauso, eh? Ai nostri ritmici. Qui hanno dato veramente tutto. Maestro Marchello, ci dica qual è il prossimo brano. Siamo quasi addirittura d'arrivo, si vede, comincia a vedere la terra che... Come no? Signori, io lo devo preservare, mi serve per altre due sere ancora. Domani sera siamo a Savona, poi siamo alla Spezia. Se me lo brucio tutto questa sera, poi domani sera che facciamo? Guarda, prima di bruciare la roba che c'è qui. Qua siamo sopra i 100, eh. Io sono toscano, purtroppo. Il posto dove si nasce e si cresce conta. Oh, senza nulla togliere la Liguria, eh. Quindi se eri emiliano eri a 150 praticamente. Può essere. No, qui noi in Liguria siamo tirchi anche quando andiamo, ci siamo a tavola da soli. Sono un uomo di costa anch'io, sono di Viareggio, cioè, Torre del Lago Puccini, sono un costiero anch'io, quindi. Allora, chi mancava questa sera alla festa? Mancava un grandissimo pianista. Vai, prego. No, dai, dillo. No, un grandissimo pianista che... pianista non vedente, che è stato anche molto impegnato per questo far valere i diritti delle persone meno abili. Parliamo di Steve Wonder. Ok, perfetto. Allora, adesso facciamo sentire due bellissime canzoni. Non so se avete apprezzato un po' che la grande magia della musica è quella che la musica bella funziona con tutti gli strumenti, se viene cantata, se viene suonata,
anche con l'occarina, anche con l'ukulele, anche con quello che volete voi. La musica bella è musica bella. E diciamo che una delle caratteristiche più affascinanti che ha questo aspetto della musica jazz è questo poter suonare sempre dei brani in maniera differente, cioè dando una propria lettura. È chiaro che questo in qualche modo accade anche nella musica classica, però all'interno di certi schemi. Nella musica jazz c'è molta più libertà, si possono cambiare gli arrangiamenti, si possono cambiare gli strumenti, si può fare un brano vocale strumentale, un brano strumentale vocale, si può fare qualsiasi cosa. Che cosa facciamo di Stevie Wonder? Due canzoni meravigliose. Sì. Sì. All Is Fair in Love e Superstition. Superstition. Wow, ma. Wow, wow. Ma. C'è un ma. C'è un ma. Io volevo sapere, ma c'è Giorgio stasera? Un mio amico che si chiama Giorgio Necordi. Giorgio, vieni un secondo qui, scusa. Allora, a parte il fatto che lui è un musicista, anche suona il theremin, non sapete quello strumento diabolico che bisogna trovare le misure, una roba magnetica che... Allora, posso abbracciare? Allora, noi abbiamo fatto il militare insieme nell'89 e ci rivediamo stasera, scusate. Non è uno scherzo questo. Abbiamo fatto il militare insieme a Roma, in aeronautica. Aeronautica. Nell'89. E lui già suonava la tromba da Dio. E quindi ci rivediamo stasera, quindi dopo non scappare perché... 2 o 3 giorni fa. Quanti anni sono dunque? L'89 sono... 99, 2009, 2019... 33. 33 trentini. Grazie a tutti. Scusate, ma sono quelle cose tipo... Com'era quella trasmissione della cosa? Caramba che sorpresa. Caramba che sorpresa. Esatto. Non poi arriva anche la Carrà, così ci siamo tutti. Caramba che sorpresa. Allora, questo brano non è di Maynard, bisogna dirlo, ma di un altro grandissimo trombettista che chiaramente ha avuto anche lui a che fare con Maynard. Uno di quelli che, quando voi ascoltate le colonne sonore... Che ne so, vi ricordate la serie televisiva, che so, Chips? Oppure Charlie's Angels? Oppure, ecco, tutte le trombe soliste che sentite le ha registrate a Los Angeles questo signore che si chiama Bobby Shue. Questo è un arrangiamento di Mike Miller, che è uno dei compositori e arrangiatori che a Hollywood ha vinto di tutto, Grammy e via dicendo. E quindi questo è veramente un arrangiamento fantastico, appunto, su musiche di Stevie Wonder. Thank you.
Grazie. Tutto dal vivo, eh? Non c'è niente di... Tutto dal vivo. Eh? Non c'è trucco, non c'è inganno. Mamma mia che fatica. Penso a quando da bambino ho detto al mio babbo, ho detto io vorrei suonare la tromba. Ma avesse avvisato, dice guarda che poi ti tocca fare queste cose. Allora, dunque, facendo un piccolo, ci siamo un po' dimenticati di raccontare la vita di Maynard. Quindi abbiamo detto, nato in Canada, poi trasferito negli Stati Uniti, inizia a lavorare, viene scoperto da Stan Kenton lo lancia, siamo ai primi anni 50, lo lancia sulla scena del jazz americano e quindi anche del jazz mondiale, e poi gli consiglia di farsi una propria orchestra e di fare una propria carriera. E quindi Maynard fa così e da lì in poi ha avuto diverse formazioni. Negli anni 70 girava come Miles Davis con una formazione più piccola. Se vi capita di guardare delle volte su ci sono delle trasmissioni Rai che fanno vedere delle cose vecchie, eh? E ogni tanto, se guardate, magari capita una trasmissione tipo La Cittadella del Jazz del 1970. Cos'è? Che c'è? C'è il collegamento col Cremlino lì? Cosa c'è? No, vabbè. Esatto. Allora, ho perso il filo, dunque, che stavo dicendo? Scusate. La Cittadella del Jazz, esatto. E quindi anche è venuto diverse volte in Italia, anche registrato nella colonna sonora di un film di produzione italiana, che era La prima notte di quiete con Alain Delon. La storia narra che all'inizio chiamarono Miles Davis, poi Miles Davis voleva un sacco di quattrini e voleva, la musica erano di Nascin Bene, una colonna sonora bellissima, voleva stravolgere tutto, quindi voleva un sacco di soldi, voleva fare come gli pare praticamente. Allora decisero di chiamare Maynard, che in quel momento, come vi avevo detto prima, era in Inghilterra, quindi ha preso il primo aereo, è venuto a Roma, e indovinate chi ha diretto l'orchestra nella sessione di registrazione. La colonna sonora del film La prima notte di quiete è stata registrata in 2 giorni e Maynard è venuto a Roma, a Cinecittà l'hanno registrato. Indovinate chi era il maestro che ha diretto l'orchestra? No, il maestro Pregadio, ve lo ricordate la corrida? Roberto Pregadio. Ma poi parliamo di grandissimi ragazzi, Roberto Pregadio era tanta roba. Io ho avuto la fortuna di farci, ho fatto 2 edizioni della, non da concorrente, ero in orchestra ovviamente, della corrida, no? Col maestro Pregadio. Devo dire che era una mamma mia, ma quante ce ne avrei? Ho fatto 26 anni di TV, se apro il vaso di Pandora, quante ne ho viste, vabbè, lasciamo perdere. Comunque Roberto Pregadio era un grandissimo, appena entrai in orchestra mi portò subito a quei tempi una cassetta, non c'era, e dove c'era dentro appunto tutta la colonna sonora, perché non è facile trovare il disco della colonna sonora di questo film. E lui mi fece avere, appena arrivai il primo giorno in orchestra, tu hai suonato con Maynard, senti qua questa cosa, e mi regalò questa cosa qua. Allora, poi, dunque, Maynard, Italia, prima notte di quiete, vi racconto brevemente una cosa. Dunque, siamo negli anni 60 al Blue Note a New York, e fanno una settimana insieme Maynard Ferguson e Miles Davis. Allora, Miles Davis era un po', non invidioso, però era curioso, perché faceva appunto, cioè Maynard era un fenomeno veramente, no? Per quello che suonava con la sua tromba. Quindi Miles, intanto arrivano il primo giorno, no, diciamo si scrutano un po', salgono, lì USA che si fanno tipo 3-4 set, fa il primo set uno, poi sale sulla band dell'altro, poi l'altro, e quindi diciamo si alternano sul palco, a quei tempi era così, insomma. Quindi a un certo punto Miles chiama Maynard da parte e gli chiede dei consigli per aumentare la propria estensione con lo strumento. Maynard comincia a raccontargli delle cose, lui faceva lo yoga indiano, seguiva delle discipline sullo yoga, quindi gli parla della respirazione, il centro di energia, qua, il diaframma, tutte.
E Miles, pensando che lo prendesse in giro, si gira e se ne va e lo lascia lì così. Poi, nel secondo set, Miles si mette lì sotto e osserva attentamente quello che fa Maynard mentre suona, no? Tutto. E si rende conto che in effetti gli stava dicendo delle cose giuste. Allora, nel set dopo si rifanno, diciamo, la pace e la conversazione va avanti. Alla fine della serata Miles regala una tromba per riconoscenza a Maynard. Una Martin, è una tromba particolare, ce l'ha anche Enrico, una Martin, cioè dello stesso periodo, anche Enrico Rava, e una Martin Committee verde, perché se vi ricordate Miles Davis aveva la tromba rossa, so, nell'ultimo periodo, no? Una Martin verde, gliela regala a Maynard, gliela regala perché era convinto che quella tromba andasse male, cioè che fosse una di quelle trombe uscite fuori male, un po' dure da suonare. E Maynard, che dice, Miles Davis mi ha regalato una tromba. Quindi tutta la settimana lui suona la tromba, la Martin verde di Miles. E Miles alla fine della settimana si rende conto che il problema non era la tromba, perché suonata da Maynard suonava bene. Quindi alla fine della settimana cosa fa? Gliela richiede indietro. Gliela richiede indietro, quindi a fine settimana dice, senti, ti ricordi la Martin verde? Che sta, ecco, ridammela un po', perché non c'ha problemi sta tromba, la riprendo io, rendetevi conto. Questa è una cosa vera, avvenuta proprio. Allora, prossimo brano. Maestro, qual è? In Messico. Andiamo in Messico? Una ragazza messicana. Ah, ok. Allora, se uno vi dovesse dire qual è il brano che avete sentito suonare di più nel mondo, fra orchestre da ballo, piano bar, jazz, cosa direste? Quale brano direste? Così, a botta. Besame Mucho, vedi. Ragazzi, è così, Besame Mucho, questa è una versione bellissima, incredibile, sentirete che arrangiamento, che Maynard ha inciso con Diane Shore, chiaramente non abbiamo Diane Shore qui, quindi io faccio la parte di Diane Shore, no, dovrei fare la parte di Ferguson. Ci abbiamo Diano. Di chi era la canzone Diana? Polanca, vero? Polanca, infatti. E quindi ce la giostriamo insieme. Besame Mucho.
Grazie. Oddio. Ok, grazie. Ci siamo quasi, siamo quasi in fondo. Non poteva mancare un omaggio agli Scarafaggi di Liverpool, vero, no? I ricchi e poveri. I ricchi e poveri. Poi sono della zona, quindi voglio dire. Esatto. Voglio dire. No, allora, forse non tutti sanno che... Scusa, io ho detto ricchi e poveri. Ma i ricchi e poveri sono bravi, ragazzi. Certo. Cioè, io non so se avete sentito, sempre su queste cose tipo te che te, queste, si sentono delle cose quando non oggi c'è un po' troppa tecnologia, secondo me, su quello che arriva poi da casa, ma lì era proprio negli anni, che ne so, 70 così, dove cantavano, ragazzi, cantavano di brutto veramente, erano bravi. C'era la Brunetta, ragazzi, che slegava. La famosa Brunetta di ricchi e poveri. La famosa Brunetta di ricchi e poveri. Sì, no, infatti non sputiamo nel piatto dove abbiamo mangiato. No, perché l'ho detto così, ma io ho una profonda stima assolutamente di questi artisti che, insomma, questi cantavano veramente. No, questo, allora, mi dai l'assist per fare questa cosa, è una notizia che sicuramente avete visto tutti quanti perché ormai siamo tutti social. E, prego, senti, no? Che, no, ma tanto vado avanti 10 minuti a parlare, no? Ti puoi sedere. No. No, non so se avete visto tutti quanti che... È successo un anno e mezzo fa che c'è stato questo famosissimo violinista, musica classica ebreo, che era a fare un concerto a New York. Concerto a New York, il concerto era in prevendita da quasi un anno, i biglietti costavano uno sproposito, 200, 300, 400, 500 dollari. E questo signore che cosa fa? Pomeriggio prima del concerto va nella metropolitana, si mette un berrettino, una barba finta e si mette a suonare il violino. Violino da 3,5 milioni, 4 milioni di euro più o meno. E non se lo fila nessuno. Gli buttano nel cappellino 25-30 dollari. E lui la sera dopo va sul palcoscenico e dice vedete, voi non siete amanti della musica, siete venuti qui perché è uno status symbol, vedete, al concerto. E questa cosa qui a noi musicisti ha fatto un po' riflettere, perché spesso, adesso abbiamo fatto questo paragone, no? Dicendo ricchi e poveri, ma ok, va bene, i Beatles sono i Beatles, ma tutti quanti nella musica hanno lasciato una traccia. Anche ricchi e poveri hanno lasciato una traccia. E che traccia? E che traccia? Quindi è un discorso da musicisti, questo, voi non siete tenuti a farlo. Noi siamo veramente sempre molto colpiti da queste cose. Non guardiamo mai l'apparenza, ma cerchiamo di la sostanza. Grazie, sì, grazie. Ma viviamo in tempi di apparenza. Viviamo in tempi di apparenza. Allora, questo, permettetemi di chiudere adesso l'ultimo pezzo. Intanto, forse non sapete che la canzone Hey Jude si chiama, nasce come Hey Julius. Poi foneticamente non funzionava. E Paul McCartney la scrive perché Julius era il figlio adolescente di John Lennon. E quando i genitori si sono separati, il figlio era, come tutti gli adolescenti, un po' arrabbiato, usiamo un francesismo, non volevo dire qualcosa di peggio. E quindi allora Paul McCartney decide di scrivere questa canzone dicendogli guarda che alla fine è un inno alla vita. Se tu guardi in maniera positiva, le tue giornate sicuramente volgeranno al meglio. Detto questo... riflettete, mi sembra di essere il parroco, riflettete, andate a casa e riflettete su queste cose. No, vorrei chiudere questa serata non in maniera malinconica, però intanto io ringrazio, siamo qui, questi concerti, siamo qui grazie al Comune di Chiavari, grazie alla Regione Liguria, e ho un po' di tristezza nel cuore questa sera perché ero abituato a vedere seduto su quella sedia lì il nostro vecchio sindaco che purtroppo è andato a miglior vita. Allora mi fa sempre un po' di tristezza, c'era sempre, si scambiavano due parole e vabbè, insomma, tanto ormai le lezioni sono finite, lo possiamo dire fuori par condicio. Ok, Marco magari ci guarda lassù e chissà, magari è contento anche lui. Allora vi aspetto, vi aspettiamo dopo questo brano, se poi non volete il bis, ce ne abbiamo 4, 5, 6, 8, 10, vi aspettiamo. No, vi aspettiamo giovedì prossimo, c'è una bellissima serata e poi... l'estate continua, insomma, facciamo tantissime cose. Vi invito anche a sentire giovedì 21 che abbiamo questo straordinario pianista che lo vedete adesso qua, è dimesso anche lui, c'è il cappellino che non lo riconosce nessuno, ma sono sicuro che
tra qualche anno sarà il nostro nuovo Bollani, anzi forse magari lo anche adesso. Perché, sì, ma voi, chi è che ha riso? Bollani è venuto a suonare qua da noi 30 anni fa, con Rava, era un ragazzino, aveva i pantaloni corti, non se lo filava nessuno, adesso è diventato Bollani. Allora, Perazzo adesso, no, se lo filano gentanti, ma i pantaloni corti non ce l'ha più, no, oggi ce l'aveva, e tra 10 anni è il nuovo Bollani. Ok, John Lennon, Paul McCartney, Andrea Tofanelli. Ehi, giù. Quando vuoi, maestro. Adesso è il momento di presentare l'orchestra. Normalmente la presento io, ma questa sera facciamo qualcosa di diverso. Ragazzi, autopresentatevi. Paolo Firpo, sax contralto. Grazie. Stefano Guazzo, sax contralto. Gabriele Mini, sax tenore. Paolo Pezzi, sax tenore. Grazie. Daiano. Giovanni Compiano, sax baritono.
Gregory Zecchieli, sax baritono. Federico Alessandro Botteghi. Mattia Parenti. Paolo Della Greca, trombone. Elina Veronese. Federico Curotto, nessuno lo dice, ma è un trombone questo. Marco Callegari, tromba. Andrea Bernardini, anch'io la tromba. Maiuren Chandra Patama, la tromba. Federico Truffelli. Lorenzo Cimino. Piero Ferrari. Edoardo Cimino, chitarra. Tommaso Perazzo al piano. Lorenzo Capello, batteria. Termoli, non partire. Il maestro dei maestri, Danilo Marchello. Il più grosso lo facciamo Andrea Tofanelli. Tratti Guglio, Big Band, Danilo Marchello, musicisti fantastici, siate veramente orgogliosi di avere musicisti così nella vostra terra, veramente orgogliosi, grazie. Andrea Tofanelli. Allora, se volete il bis ve lo dovete guadagnare, eh? Vogliamo sentire il coro da stadio, forza! Allora, il bis lo facciamo col più giovane della band. Un attimo, perché qua dobbiamo bisogna prepararsi. Dobbiamo giocare i jolly. Allora, occhi e croce.
i più giovani, vogliamo fare Ambara Bacci Ciccocò, Tre Cimino sul Comò. Era diverso, aspetta. Allora, abbiamo un giovane. I talenti esistono, esistono. Non è che ci sono solo X Factor. Vabbè, chiudiamo parentesi. Nella vita reale esistono dei talenti, poi non bisogna dirglielo troppe volte che magari poi si montano la testa, ma in questo caso direi, visto che conosco bene la persona in questione, non... anzi direi che proprio, ma casomai tende sempre a dire insomma un po' così. Allora, abbiamo un giovane talento che è già invecchiato di 20 anni a pensare di venire a fare questo brano, perché nel frattempo da 15 anni ne ha già 35 nell'attesa. Vi presentiamo, posso farlo io? Oh, è un collega, quindi collega di tromba, chiamiamo qui davanti a suonare niente po' di meno che, qual è il brano più famoso di Louis Armstrong? Vediamo se qualcuno ci indovina. L'unico brano dove non ha suonato la tromba, dove ha cantato e basta, ed era What a Wonderful World. Se ci pensate bene, è il brano più famoso di Louis Armstrong, è quello dove lui non ha suonato la tromba, pensate un po'. E già che ci sono, vi dico questa cosa, piccolo aneddoto. What a Wonderful World non doveva essere registrato, nel senso, il produttore voleva che Louis Armstrong registrasse su questo disco Hello Dolly, che poi... Hello Dolly, famosissimo, che poi lui ha registrato nel disco seguente, ma non voleva, era proprio contrario, dice no, questo brano è troppo melenso, poi non suoni la tromba, quindi lui non voleva. Invece Louis Armstrong dice, si è puntato e disse no, io voglio registrare questo brano e sono sicuro che sarà un successo mondiale. E così è stato, perché poi è stato reinterpretato anche da grandissimi artisti. Quindi What a Wonderful World, e stasera ce lo fa sentire il nostro Andrea Bernardini. Andrea in quest'ultimo periodo, diciamo, si è tolto parecchie soddisfazioni, è arrivato fra i finalisti a Milano in un concorso importante, ha suonato al Quirinale addirittura, ha suonato alla Casa del Jazz, Umbria Jazz, poi dirà al telegiornale delle 20 nei prossimi giorni. No. Quindi è bello tenere sempre a battesimo dei nuovi talenti. Andrea Bernardini, What a Wonderful World. Thank you.
Andrea Bernardini. Che tocco, eh? Che tocco, eh? Buonanotte, Andrea Tofanelli, la Tigullio Jazz Big Band. Grazie, ci vediamo la prossima settimana.